Ciao. E come ti stai preparando a affrontare questa esperienza che per te è nuova, nonostante comunque hai calcato palchi importanti con quello di Sanremo? Come mi sto preparando? Preparando intanto con un nutrizionista, perché ho bisogno di mantenere la linea. E poi niente, come mi sto preparando? Che mi voglio divertire perché per me è una cosa nuova e non ho mai fatto questo tipo di prova su di me, e quindi so per certo che sarà una cosa molto molto difficile, però io ci voglio provare, voglio divertirmi, come ho già detto prima. E poi il cast è meraviglioso, già abbiamo preso molta confidenza. A proposito, cioè, hai già preso amicizia? Sì, amicizia, ma perché si respira qualcuno, proprio un'aria fresca, capito? Quindi tu sei proprio tranquillo. Non c'è competizione. Non ho visto ancora, però sai. Però e dei figo. Giudici invece che mi dici? Li conoscevi? No, non li conoscevo, però allora Claudia Mendola l'ho sempre seguita, infatti vorrei andargli a dare un bacino se posso ora. E Loretta Goggi è un pilastro, quindi così. E Enrico Montesano, anche lui, voglio dire, non scherza, perché è il pilastro del teatro. Quindi è proprio, secondo me sarà tanto emozionante anche stare proprio davanti la giuria. E comunque tu vieni da un'esperienza come quella di Amici, no? Quindi sei abituata a stare su un palco. Però secondo me ogni cosa è sempre diverso. Ogni sì, no, io intendevo dire, sei abituata a stare su un palco e comunque essere giudicata da qualcuno. Quindi questa cosa non ti mette ansia? No, ti mette ansia sempre, perennemente, questa cosa. E il fatto che il palco, magari quello di Amici, era una cosa, Sanremo è stata un'altra cosa, ma anche questo secondo me porta così tante forti emozioni, perché non è Deborah Jurato che sta cantando su questo palco, tu devi andare oltre, capito, quello che sei tu, devi buttar via quello che è Deborah Jurato ed entrare anche psicologicamente, umanamente, interiormente, dentro un altro personaggio. Ci puoi anticipare qualche personaggio che entrerai? No, surprise! Ma c'è qualcuno che vorresti imitare, magari che ancora non sai? Lo scoprirete, come dice, strada facendo, quindi non si sa, vediamo. Voi state, seguiteci sempre, voi seguiteci. Ok, grazie mille, buon bocca al lupo. Previ.